Ciao a tutti, in questo video vi spiego come utilizzare le mie tendine animate in vari programmi. In questo caso nel programma Video Deluxe della Magic. Ecco, vediamo la tendina animata, è questa qui. Quindi sono degli esagoni. Da campo bianco si rompe lo schermo in esagoni finché fuoriescono. Vediamo come applicarla alle nostre immagini. Ecco la sorgente del primo video in campo verde e il secondo video in campo maturo. Adesso dovremo passare da questa sorgente, il campo maturo, a questa, il campo verde o viceversa. Se vogliamo passare dal campo verde al campo maturo, ecco, per fare le cose giuste, spostiamo la traccia del campo verde sulla traccia numero 3, la traccia del campo maturo sulla traccia numero 1, perché in Video Deluxe la traccia che ha priorità è quella più sotto. Quindi se io faccio vedere questa scena, vedete che vedrò sempre la traccia numero 3, quindi quella del campo verde. A questo punto prendo il mio effetto animato da utilizzare col canale alfa e lo sposto sotto in mezzo. Dobbiamo ricordarci una cosa, che se io devo entrare effetto e uscire, quindi farò così in maniera che qui ho l'entrata, ci sarà l'effetto e poi qui uscirà per poi andare sulla prossima scena. Adesso però se io mi porto qui non vedrò nessun effetto perché non ho attivato il canale alfa. Quindi clicco sulla traccia numero 2, quella dove ci sono presenti gli esagoni, mi sposto su effetti, chroma key, e vado ad attivare con questo pulsante il canale alfa. E come vedete è già partito l'effetto. Se io mi riposiziono all'inizio, ecco qua, vedrò dove è il bianco, resterà il segnale. Poi man mano che si spaccano gli esagoni e fanno vedere il nero, ci sarà bucato il secondo canale, fino a quando lo schermo sarà tutto nero, quindi uscirà col secondo video. Ed ecco, avete visto come utilizzare le mie tendine. Poi lo vedrete in altri programmi di montaggio video. Grazie.